Trasformiamo e li portiamo sul mercato. Anzitutto un punto veloce su che cos'è l'azienda nella quale si trova presente oggi. L'azienda è un po' particolare da quando si è quotata in borsa. Perché è un buon esempio di quello che produce investire sulla qualità, sulla ricerca, sull'innovazione tecnologica. Consente all'Italia, al suo territorio, anche a insediamenti industriali che hanno una storia antica, come questo di Colleferro, di trasformarsi nel corso del tempo senza inseguire la realtà, ma in qualche caso anticipandola, andando più avanti, riuscendo a trasformare antichi insediamenti industriali in piattaforme tecnologiche per il futuro. È questo che Avio è riuscita a fare in questi anni ed è questo che continuerà a fare, perché abbiamo avuto l'occasione di visitare sia il nuovo grande motore, adesso uso dei termini forse non del tutto adeguati, ma insomma il P120 che sarà fondamentale sia per la nuova generazione di Vega, Vega C, e sia per la nuova generazione di Ariane, Ariane 6, di cui si stanno facendo qui le prove idrauliche nel cantiere qui accanto. E ho avuto l'occasione anche di visitare alcune parti del processo che porta alla costruzione di Vega e porterà alla costruzione del lanciatore Vega di nuova generazione, perché possono avere le applicazioni più varie e le hanno avute e ne siamo orgogliosi anche in questi anni, da Google a tanti paesi che nel mondo hanno utilizzato il lanciatore Vega semplicemente per un motivo, perché dal punto di vista delle performance e della sua tecnologia per quel settore è il lanciatore più avanzato del mondo. E scusate se è poco, e scusate se non c'è da esserne orgogliosi di fare in questo stabilimento il lanciatore che per quella fascia è il più avanzato del mondo. Io ho la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora enorme, perché le grandi cifre, oggi ne abbiamo avute di positive anche sulla produzione industriale da parte del Centro Studi della Confindustria, le grandi cifre non si traducono immediatamente nella risposta alle esigenze delle famiglie, del lavoro per i giovani. Abbiamo moltissimo ancora da fare e da lavorare, ma quello che voi fate qui ad Avio ci dice che questo lavoro è possibile, che l'Italia ce la può fare, che non ci sono solo le previsioni sul tasso di crescita del PIL che sono più incoraggianti e che ci fanno essere meno preoccupati. C'è anche la realtà di un'impresa come questa, che nei prossimi mesi assumerà nuovo personale, se posso dirlo, dico all'amministratore delegato, è un'impresa che assume, per chi svolge un'attività di governo è una delle notizie più belle che si possano ascoltare, ed è frutto anche questo del vostro lavoro, della qualità del vostro lavoro, e di questo ancora una volta a nome di tutti gli italiani vi voglio oggi ringraziare. Grazie e buon lavoro. Siamo orgogliosi del lavoro che fanno. Buongiorno. Grazie, auguri. Grazie, auguri. Buongiorno. Buongiorno. Grazie a voi. Grazie, Presidente. Buongiorno.